Buonasera ai nostri telespettatori, continua il nostro ciclo di approfondimenti in vista delle elezioni europee. Il 26 maggio si avvicina e la partita diventa sempre più intensa. In mezzo c'è anche in Sicilia un turno di ballottaggi imprevisto probabilmente e che rende, come dire, mette un po' di sale nella minestra, il che non guasta anche nell'atmosfera politica. Allora, oggi è una giornata ricca di ospiti e poi ovviamente vi presenteremo, l'avevamo anticipata anche questa attraverso i nostri social, vi presenteremo una candidata particolare, quella del partito pirata. Nessuno lo conosce, ci faremo spiegare da lei che cos'è, perché questo è un partito che nel resto d'Europa sta ottenendo tanti tanti consensi. Buonasera, torniamo in studio per presentarvi quella che è probabilmente una delle realtà più curiose, delle liste più curiose presenti in questa competizione elettorale europea. Parliamo del partito pirata, che è presente in maniera transnazionale, quindi non solo in Italia ma in altri stati europei. Adesso ce lo spiegherà la candidata capolista anche nella circoscrizione Isole, Sicilia e Sardegna, Stefania Calcagno. Buonasera, buonasera Stefania Calcagno. Buonasera Luca, buonasera a tutti i telespettatori. Stefania Calcagno, lei che è un hacker professionista in pratica, no? Ma il fatto che io abbia creato negli anni 80 uno dei più famosi gruppi hacker d'Europa non significa che sia un hacker professionista. In realtà mi occupo di cyber security, quindi la mia azienda difende le banche da persone che vorrebbero prelevare i soldi in modo poco corretto. Beh, in realtà questa, come dire, è un doppio punto di vista, insomma siete voi che come dire, guardate e vedete se ci sono falle anche nei sistemi di sicurezza, quindi le trovate per primo voi. Esattamente, tra l'altro vorrei, se posso, fare un piccolo escursus sul concetto di hacker, no? Perché la parola hacker nell'immaginario collettivo, soprattutto per i media, spesso e volentieri ha una connotazione negativa. Ma l'hacker è essere hacker è avere un'attitudine. Da bambini siamo tutti hacker, smontiamo i giocattoli, guardiamo cosa c'è. L'hacker è una persona che davanti a una porta non si ferma a guardare la porta, ma la apre e cerca di capire cosa c'è dietro. Chi invece fa un utilizzo negativo delle sue capacità non è un hacker, è un criminale. Quindi sono due cose molto diverse. Non confondiamo i piani. Con l'hackeretto, con il criminale, ma sono in realtà cose molto diverse. Allora, Stefania Calcagno, che cos'è il Partito Pirata? Ma il Partito Pirata nasce nel 2006 in Svezia, in seguito alla chiusura di The Pirate Bay, e poi in pochi anni conquista varie nazioni in Europa, fino ad arrivare a essere il primo partito in Slovacchia. Almeno i sondaggi ci danno come primo partito in questo momento. Abbiamo comunque 22 deputati su 100 in Slovacchia, abbiamo 6 deputati in Islanda, abbiamo deputati al Consiglio europeo uscenti, abbiamo presenza nei maggiori lender tedeschi e ci presentiamo per la prima volta in Italia. Ci presentiamo in Italia con un programma unico per tutte le 11 nazioni in cui ci presentiamo. Siamo anche l'unica forza che si presenta con un singolo programma per 11 nazioni. Interessante. Di che cosa vi occupate in realtà? Cioè, quali sono i vostri punti più forti nel programma? Il nostro programma spazia, uso il termine spazia perché spazia realmente dall'ecologia alla privacy, copyright, brevetti, che poi è il nostro core, il focus del nostro programma, ai diritti dei disabili, addirittura all'economia, alla PAC, quindi all'agricoltura, e arriva fino al programma spaziale per la colonizzazione extrasolare. Sembra una follia, ma in realtà noi siamo gli unici che abbiamo una visione un po' più lunga e che ci rendiamo conto che da qua a 30-40 anni non sarà più fantascienza andare a fare estrazione sulla Luna di minerali piuttosto che su un asteroide, eccetera. Quindi abbiamo inserito nel nostro programma anche una parte che riguarda lo spazio, proprio perché non esiste al momento una legislazione che copra lo spazio, quindi in questo momento qualcuno va su Marte e ci fa quello che vuole. Ecco, questo è certamente curioso, lo dico per i nostri telespettatori, non l'ho definito a caso una delle realtà più curiose in questa competizione europea, perché il Partito Pirata è certamente una tra le liste sconosciute. In realtà però, e questo lo chiedo a Stefania Calcagno, voi siete i precursori del Movimento 5 Stelle, cioè di quei partiti che hanno fatto della democrazia diretta, della democrazia liquida, un cavallo di battaglia che ha sfondato la politica tradizionale, è così?
Sì, se il nostro liquid feedback, che è il sistema di democrazia liquida, che poi magari possiamo anche parlarne un secondino, è stato creato già da più di 15 anni, quindi sicuramente prima della piattaforma Rousseau. Poi i 5 Stelle hanno copiato, hanno preso, hanno tratto informazioni, questo non lo so se hanno voluto copiare liberamente o se l'idea era da loro, e hanno realizzato un sistema chiuso dove tutto quello che viene postato, tutto quello che viene discusso e disquisito viene inserito dall'alto, e che quindi si differenzia molto dal nostro, perché il nostro sistema è open source, non è di nessuno, non esiste un capo, noi non abbiamo un capo politico, siamo una forza assolutamente orizzontale, e tutte le nostre istanze, qualunque cosa si voglia discutere all'interno di Liquid Feedback può essere postato da chiunque. La democrazia di Liquid Feedback, o democrazia liquida, è un misto fra la democrazia diretta, quindi chiunque può proporre qualcosa che gli stia a cuore, e la democrazia rappresentativa, perché chiunque può delegare qualcun altro a rappresentarlo. In questo caso noi abbiamo le deleghe liquide, quindi io posso delegare per un certo argomento una persona, per un altro argomento un'altra persona, o essere delegata a mia volta per un altro argomento da abbastanza persone per poter assurgere al diritto di disquisire di un argomento. Questo modello sta funzionando benissimo al Comune di Barcellona, che nell'assessorato dei trasporti l'ha portato in produzione, chiamiamolo così, e funziona benissimo in tutti i partiti pirati europei. Qual è la vostra idea di Europa? E noi siamo fortemente europeisti, noi crediamo in un'Europa, un'unica nazione di cittadini, perché oggi chi chiede più Europa spesso e volentieri chiede un'Europa più governativa, chiede un'Europa federale. No, noi vogliamo gli Stati Uniti d'Europa, appunto, con l'elezione diretta dell'esecutivo che sia in grado di legiferare direttamente. E nel frattempo io chiedo alla regia di rimandare quel grafico che abbiamo visto anche per un attimo, che è il grafico delle proiezioni elettorali in Repubblica Ceca, dove appunto faceva riferimento poco fa Stefania Calcagno. Il Partito Pirata è tra i primi, è la colonna grigia, appunto, tra i vari schieramenti tradizionali. Il Partito Pirata appunto si esprime con un 20%, che è un numero altissimo per un partito che in Italia nemmeno si conosce. Senta, c'è una curiosità, Stefania Calcagno. Lei conosce la capolista del Movimento 5 Stelle, la Todde? Eh beh, sì, Alessandra è un'amica, abbiamo lavorato insieme per più di 10 anni, quindi sì, la conosco decisamente, direi. Che è stata presentata come un'esperta di informatica, anche di sicurezza informatica. È vero che lei era il capo della Todde in un certo periodo? Bah, diciamo che abbiamo lavorato insieme in System Integrator americano, una società di consulenza, e per alcuni anni ci siamo conosciute. Poi io fondai un System Integrator tutto italiano che ebbe un discreto successo, che continua ad avere un discreto successo, e dopo qualche anno chiamai Alessandra Todde a venire a lavorare con noi e divenne anche mia socia dopo. Quindi sì, Quindi lavoro mio capo, eravamo è lei vero. faceva marketing e io tecnologia, quindi due cose diverse. Nel vostro Marketing. partito ci sono espressioni diverse anche, come dire, di una certa cultura della politica italiana. Ci sono radicali, ci sono liberali. Insomma, è un partito che mette insieme tante idee. Assolutamente sì. La politica come è stata considerata, socialisti, liberisti, eccetera, noi non la prendiamo molto in considerazione, ma anche perché tendenzialmente siamo una forza che non è politica. Noi non ci schieriamo a destra o a sinistra. Se un'idea è buona, la portiamo avanti. Se un'idea non è buona, non la sponsorizziamo. Certo che socialismo e liberismo gli diamo l'importanza storica che giustamente gli spetta, però dal nostro punto di vista non è importante se un'idea è di sinistra o di destra, ma se è buona o cattiva. Noi allora intanto la invitiamo ovviamente a venire in studio per le ultime 2 settimane rimaste per quanto riguarda i nostri approfondimenti. Sicuramente lei girerà perché il suo nome è stato espresso in più circoscrizioni, no? Non solo in Sicilia e Sardegna, che è quella che ci riguarda più da vicino, ma anche in altre circoscrizioni. Allora la invitiamo in studio magari la prossima settimana se ce la fa, se è a piacere, e così insomma tocchiamo con mano un hacker. Io non ne avevo mai visto uno. Lei è la prima. Sarà un piacere essere da voi giovedì prossimo.
Grazie, grazie Stefania Calcagno per questo collegamento. Senta, il suo accento però la tradisce, lei di dov'è originaria? Ma dunque, io sono nata a Genova, ho vissuto in Sardegna per tanti anni, ad Alghero, una città meravigliosa, una perla del Mediterraneo. Poi mi sono trasferita negli Stati Uniti, poi a Milano, poi in Svizzera, poi insomma È sono cittadina del transnazionale, mondo. come il Partito Pirata. Senta, Esattamente. ma non è che questi confini dell'Europa vi stanno anche un po' troppo stretti? Beh, la palla su cui viviamo è una palla azzurra, un po' verde, un po' marrone, un po' brulla, ma è una sola, quindi gli Stati Uniti del mondo forse sarebbe la cosa ideale. È chiaro che non si può pensare di raggiungerlo oggi, bisogna farlo step by step, è un obiettivo sicuramente per noi da raggiungere, ma chissà fra quanto. Grazie, grazie Stefania Calcagno. Speriamo di rivederla qui in studio. Grazie al Partito Pirata, candidata capolista. Stefania Calcagno è candidata capolista del Partito Pirata, appunto anche qui nella circoscrizione Isole, Sicilia e Sardegna. Invece noi ci rivediamo sempre qui, ritorniamo in studio con altri ospiti subito dopo la pubblicità.